Un murales in 3D è stato realizzato sulle pareti del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli. L'iniziativa è stata presentata venerdì scorso presso l'auditorium della scuola, alla presenza del dirigente Fortunato Ricco, di Mirko Pierri, del progetto denominato Urbanaria, ideato dal collettivo ADNA, che si interessa della promozione degli artisti emergenti, del vicepresidente della provincia di Salerno Luca Cerretani, del sindaco Adamo Coppola e dell'assessore all'istruzione Rosa Lampasona. Io nella mia carriera ho avuto già la fortuna di collaborare con l'associazione DNA Project, che si occupa proprio di promuovere questa forma d'arte. La street art è ormai una forma d'arte che è emersa nel panorama delle arti visive come una delle forme d'arte più coinvolgenti, una delle forme d'arte che anche i giovani apprezzano di più. E l'artista che siamo riusciti a coinvolgere, l'artista Pita, che il suo nome d'arte in realtà si chiama Manuel Di Rita ed è di Venezia, ha realizzato per il nostro liceo un'opera bellissima, un'opera imponente, alta oltre 20 metri ed è un'opera che colpisce immediatamente anche per la sua fattura particolare, un'opera tridimensionale e intende proprio celebrare la bellezza come modalità, ecco già Dostoevskij lo ricordava, la bellezza salverà il mondo e ricorda a tutti quanti noi il nostro non limitarci al materiale ma il nostro intimo bisogno di trascendere, di trasformare l'esistente e questo in una scuola è particolarmente significativo che all'ingresso della scuola venga realizzata un'opera bella innanzitutto da un punto di vista estetico ma soprattutto che impegna tutti quanti noi a celebrare la bellezza come modalità di trasformazione e di proiezione del mondo. Un'opera che è estremamente attuale, quindi un bel progetto di collaborazione tra gli studenti, tra l'amministrazione scolastica, nella persona del preside e della provincia e della comunità, quindi dell'amministrazione. Devo dire che quando si realizzano queste opere si arricchisce sempre di più la città, perché magari le opere d'arte non sono più i quadri tradizionali o le sculture neoclassiche, ma tante volte sono anche queste che vediamo o in un battito di ciglia che ci trasmettono delle emozioni. L'iniziativa positiva è venuta dai ragazzi ed è questa secondo me la cosa importante, che voi giovani date queste idee e che dall'altra parte c'è la collaborazione da chi li prende e quindi dal dirigente scolastico che è stato pronto ad accettare queste nuove richieste, amico che ha fatto suo questo progetto e l'ha portato avanti, che è un artista che è venuto. Quindi un ringraziamento soprattutto da questa rete che c'è stata di positività e questo significa che voi dovete essere gli ideatori, voi ragazzi, cioè voi con le vostre idee a portare il nuovo, a togliere quello che era diverso, perché ormai la scuola si sta adeguando a quello che sono tutte le nuove idee e noi le vogliamo da voi, perché ringraziando tutti, cioè abbiamo un dirigente, un'amministrazione pronta a fare le vostre idee, perché siete voi i giovani del futuro e siete voi che dovete dare le novità. E questa è la cosa bella che secondo me viene fuori oggi, cioè la collaborazione di tutti.